un po' di corsa, è lunedì, è tardissimo ragazzi, anzi che mi sono ricordata, oggi palestra, con la Ineco, quella di Imperial, della scorsa collezione, se mai ve la faccio vedere meglio dopo, ma questo è un vestito in realtà, perché così sto bella calda fino a sotto, stivali, c'ho sempre i miei parigine ripiegate e borsa di Michael Kors e cappotto di Mango. I toni nude per me sono sempre i migliori, mi piacciono molto. Ci vediamo dopo. Allora ragazze, ho fatto vedere l'outfit già in ascensore, comunque volevo farvi vedere anche il rossetto. Mi sono fermata un attimo per farvi vedere il rossetto, sento una discoteca ambulante. Rabban, quanto mi sono divertita ieri a farvi vedere i rossetti, togli, metti, prova, insomma, mi sono proprio divertita a fare questa diretta e non so se c'è una luce adeguata per farvi vedere il rossetto. Non so se c'è una luce adeguata, poi tra l'altro oggi il cielo è nero, il cubo, per cui pure il corvo. Non riesco a fare. Bello, mi piace un sacco, questo mi sembra che era il 180, ne abbiamo parlato, 180 di Rabanne di Sephora, va bene. Allora, torno in azienda, ci vediamo più tardi. Ragazze, distrutta, stanca, però due parole ve le volevo dire sull'impalestra. La sala è tutta per me, ci voglio credere, meraviglioso. Quindi adesso affondi perché ho fatto già un sacco di cose. E poi doccia. Mamma mia, distrutto, ho finito di fare la cucina, abbiamo mangiato il pollo con le patate perché quando è in palestra o l'hamburger, comunque delle cose abbastanza comode, rapidi, mette al forno, via, si prepara. E Nutella, perché adesso è il mio momento. Chi sta su, chi sta facendo le sue cose? Io. Mi sto guardando Matrimonio a Prima Vista. Sono... No, allora, lì c'è il cricetino, perché noi abbiamo il cricetino. Tra l'altro stasera gli cambio la gabbia, poi gli pulisco la gabbia, scusate, gli cambio il tutto e poi se mai ve lo faccio vedere. Io mi guardo da sempre Matrimonio a Prima Vista, non so se ve lo vedete pure voi. Il momento che preferisco è quando arrivano all'altare. La faccia che fanno quando arrivano all'altare. Semmai potremmo fare dei vlog in cui, oppure delle dirette in cui lo guardiamo insieme, perché io ho registrato le prime due puntate che ci sono state mercoledì scorso, le sto guardando oggi che è lunedì perché non ho avuto tempo. Probabilmente farò così anche mercoledì, perché io il momento in cui lo mettono c'è caos a casa, ragazzi, e non riesco mai, mi devo registrare le cose. Tra l'altro, scarpe di mio figlio e tappeto lungo per quando diluvia e... ho messo, devo cambiare poi i copridivani, ho messo il piumino di mio figlio ad asciugare. Tra l'altro a me mi mancano ancora le tende a casa, da illo tempore, non mi decido. Sarà un evento quando le metterò. Allora, stavo guardando, perché adesso hanno considerato, riprendendo il discorso di Matrimonio a Prima Vista Italia, hanno considerato anche persone divorziate, persone comunque oltre i 40 anni. Secondo noi... perché praticamente c'è un gruppo, vabbè, lasciamo perdere, l'hanno considerato perché ci sono state tante lamentele di gente troppo giovane, target basso, e magari questo è un esperimento nuovo, che non ci credo lo stesso, un esperimento nuovo con persone magari più grandi di età che hanno già un loro vissuto e probabilmente sono più propense, che poi non è detto, ad avere una relazione fissa. Ma io che cosa vado a guardare? Sanna, aspetta. Questa è Ilaria, 41 anni. Il cappotto. Io vado a guardare il cappotto. Ragazza, dice che è un'insicura, quello che ti pare, ma sto cappotto è meraviglioso. È grigio all'inizio, da lontano ho mollato la cucina, pensavo fosse verdino. Poi mi sono avvicinata e ho visto che era grigio. E mi sono chiesta, oh mio Dio. Gli associano questo? Perché ancora non l'ho visto? Fantasia. Appunto. Sono veramente... Non lo vedo convinto tanto, lo psicologo. Ha deglutito? Cioè, veramente... È stranito. No, è stranito. Se mi si riconvenza. Vorrei insistere. Comunque...
Non volevo lasciarvi di lunedì, è stato un lunedì lungo, quindi gli altri giorni della settimana saranno un po' più brevi, spero, credo, non lo so, se no viene un vlog video outfit in ascensore lunghissimo. Lui sta dormendo, appena si sveglia io comunque gli cambio il tutto e tra l'altro vado a fine di fare le lavatrici perché di solito li faccio la sera, in modo tale comunque di poter risparmiare un pochino, quindi preferisco farli la sera. Ditemi la vostra su Matrimonio a Prima Vista Italia, ma anche sulle lavatrici la sera. Con la mia tuta di Primark, sono un poco credibile. Allora, oggi poi un body, jeans, cinta cammello, oddio, scarpe cammello, cappotto blu. Mi piace molto questi tre colori insieme, gru, cammello e blu. Questo cappotto di Stradivarius mi piace tantissimo, oggi è molto easy. Cappotti da lavare. È una cosa da far stringere dalla sarta, quindi prima il lavoro. Ragazzi, allora, sto staccando, quindi sicuramente vado al centro commerciale, poi vi faccio vedere la mia routine in cappotti, ma volevo farvi vedere il nuovo rossetto di Dior. Magari sotto l'info box metto il numero, perché la matita l'avevo già fatta vedere domenica, che era numero 100. Mi piace tantissimo sia il colore, sia la morbidezza della matita e del rossetto. Ci vediamo dopo. Allora, sono i camerini della sarta per farmi stringere questo vestito perché mi sta un po' morbido. E niente, sto portando anche i cappotti al lavoro, cioè delle cose da far sistemare. Ho buttato tutto nella busta, sono pessima. Stasera poi vi faccio vedere che spazio il mio cappottino blu. Piccoli vizi. Andata da fuori perché sta di fronte la sarta, potete capire che cosa ho visto. Allora, verde e viola, ragazze, mi sono appena innamorata di questo bracciale. Sto tutto col verde e col viola, tutto. Io adoro il verde e viola insieme. Vediamo, semmai dopo vi faccio vedere se ho acquistato qualcosa. Questo che invece troppo. Ci sono anche blu e viola, il bianco, il madreperla, l'oro, il rosato. Certo, questa musica sotto, speriamo che non dà fastidio. Questi sono anche molto molto carini per quello che costano. E anche questa collana con le pietre verdi. Vediamo, vediamo. Allora, sono tornata a casa attrezzi. E vi faccio vedere prima l'orologio che mi dà fastidio. Prima vi faccio vedere quello che mi sono presa da Parfum. Eravamo a negozio, ve l'ho fatto vedere. Quindi. Poi vi faccio vedere che faccio la sera. Follie, la sera proprio la pazzia mi prende quando devo riporre un cappotto che sia scuro, che può essere nero o blu. Io devo fare una certa operazione, adesso vi faccio vedere le coccole cappotti, ma io le mie cose ci tengo e sono le mie routine, diciamo. Alla fine le ho preso il bracciale, mi piaceva tanto, tra l'altro è in plastica, molto leggero, morbido. E poi la collana, questi toni del verde, del viola, un po' scuri, ma anche pacati alla fine. Questo è tipo girocollo, molto carino. E il bracciale, vabbè, sapete che i bracciali di Parfum piacciono molto, questo l'ho trovato veramente carino. E allora, già comunque ho passato gran parte di sul cappotto, perché ultimamente alcuni cappotti, non tutti, quelli che diciamo paghi un po' meno, di una qualità diversa, anche se non si direbbe a primo acchitto, fanno i pallini. In realtà pure qualcuno che ho pagato un pochettino fa i pallini. Io ho trovato questo, che tra l'altro sta pure su Shein, e mo' vi faccio il video, perché l'ho ordinato anche su Shein, li voglio provare. Io comunque già l'ho passato, perché di solito una volta a settimana glielo faccio, perché non è necessario passarlo sempre. Comunque già l'ho tolti, quindi vedete che fa filato, poi li toglie proprio, che bellezza. Poi lo metto a caricare con col caricabatterie. E questa che ho preso da Mauris l'ho pagata tipo 2 euro, avverso, giro, poi giro qui, qui la pulisco, ma qua la giro e automaticamente si pulisce la spazzola, ma all'aspettate, siccome sto con una mano sopra, mi piace passarlo più da sotto a sopra. Un'abitudine che ho preso da mio padre e da mia nonna, che hanno, avendo il cappotto scuro, perché quello cammello non, più di tanto non ce n'è bisogno, ma io tutte le volte che devo riporre il cappotto gli faccio questa cosa. Adesso con una mano sola è un po' difficile,
Ma li pulisco che una bellezza. Pensate, ce ne tengo una anche nel cassetto del mio ufficio. Perché una spazzolata prima di rimetterlo gliela do sempre. Che sapete, con la sciarpa, se la sciarpa è chiara, lascia tutti i pelucchi. Comunque, una cosa che faccio prima di riporre il cappotto nell'armadio, avanti e anche dietro, poi la ripulisco così. Questa da Maurice l'ho trovata una bellezza meravigliosa. E niente, ragazze, questo è quello che faccio praticamente la sera prima di riporre i cappotti. Perché è una domanda alla quale volevo rispondere, perché molte mi avete detto: ma quando fanno i pallini, quando metti una sciarpa chiara, ma come fai ad avere sempre il cappotto comunque impeccabile? È che se lo pulisco comunque quando lo ripongo, io poi quando lo devo rimettere, se sono di fretta la mattina, il pomeriggio o per una serata, se devo uscire, comunque il mio cappotto è sempre perfetto, impeccabile. Di solito io ce n'ho una in macchina, una in ufficio e due a casa di queste. Ma l'avrò pagate 2-3 euro da Maurice. Forse 2 euro, non so. Ragazze, ci vediamo domani, mercoledì. Comunque, mercoledì, Tony del petrolio. Quanto mi piace il petrolio abbinato con il grigio. Oggi palestra. Quindi ho messo anche il cardigan, ma non, mi sa che fuori non fa tutto sto freddo. Vabbè, vedremo. Grazie, ciao! Sono a casa, mi sto vedendo Matrimonio a prima vista. Nuova coppia. La quarta. Dopo andiamo a Quando gli ho parlato spacchettare, eh. la prima volta, ho pensato subito che fosse il candidato ideale, no? Però non avevamo trovato il match giusto per lui. Però, come ben sapete, le candidature di matrimonio a prima vista non si fermano mai. Intanto, sulla terraferma, la quarta coppia che parteciperà all'esperimento si prepara alle nozze con la scelta dell'abito. C'è da bere mia Ah. Questo già mi piace, va in fondo Carino. così. Ovviamente guardiamo gli abiti. Vediamo gli Sì, abiti. Ok, vanno sull'altare. Adesso vediamo. L'abito è veramente bellissimo. Adesso prende il bouquet e si vanno a incontrare sull'altare. Primo impatto. Ciao. Vediamo la mimica, il viso, gli occhi, il naso, la bocca, la riccerà al naso. Non dicono Beh, niente. l'esibizione di Fabio è stata fantastica, ecco. Oh, un bacio. E mi piace tantissimo il suo sorriso, è molto carino. Sono imbarazzati, carini. Sì, mi è stata una reazione un po'... Cioè, non è stato un wow, sei Non gli piace tornato, a lui. ma è una bella ragazza. Benvenuti Ilaria e Fabio. Siete i protagonisti della Andiamo ad più aprire il romantica nostro riuscita pacchetto di una di bellissima Zara. commedia. Invece io apro con voi il pacco di Zara. Comodamente a terra. L'ho rotta. Vedina. Senti sotto come si sente la TV. Quel bel disurrando. Niente. Rompiamo tutto avanti con i regali. Allora, tutte e due rigorosamente in verde. Due verdi diversi, due abiti diversi che poi vi faccio vedere in un reel. Questo è molto scollato, infatti non lo so, vediamo, un po' più estivo, sì, lo vediamo comunque in un reel. E questo invece secondo me è molto carino, tra l'altro stavo andando a ruba, però se mi sta bene me lo tengo, se no lo rendiamo e a maniche lunghe, se almeno faccio vedere almeno uno dei due. E bello quello a maniche lunghe, in genere non riesco a parlare stasera, sono stanca, però non lo so, forse per tutti i giorni io sta punta la taglierei. Che dite? Tolgo o non tolgo? Tolgo? La tolgo un po', così lo posso indossare anche al lavoro, no? Ho provato pure questo, però a parte la scollatura pensavo peggio. L'unica cosa è che è molto lungo, poi il tessuto è fastidioso, non è elastico, è foderato, non è trasparente, però ditemi la vostra, potrei anche farlo accorciare.
pure questo, se devo far fare le modifiche a tutto. Questo che viene 39 euro, quell'altro 45, ho preso tutti e due l'XS, io questo mi sa che lo rendo, ragazze, lo vedo troppo. Io questo mi sa che lo rendo perché lo vedo troppo boh. No, ragazze, mi sa che lo rendo. Il colore è meraviglioso, mi piace tantissimo, però è lungo e mi fascia troppo, mi sento proprio strizzata, il tessuto non è comodo. Niente, ciao, questo ciao. L'altro lo faccio un po' modificare, ma mi piace, e il vestito è proprio XS. A questo punto, ragazze, ve l'ho fatti vedere e ci vediamo a giovedì. Per davvero questa volta, quindi buonanotte. Giovedì, dopo vi faccio vedere l'outfit. Huda, perfectionist, piace un sacco. Iniziamo questo giovedì male, molto male. Non sono riuscita a fare l'outfit in ascensore, perché praticamente ho portato mio figlio a scuola, quindi ho perso tempo. Un graffio sul muro. Ci vediamo dopo per l'outfit. Vi scrivo nell'info box il numero. Finalmente sono tornata a casa e poi mi sono fermata, ragazze, come dicevo prima, non so se si vedeva in macchina, quindi non so neanche se metterò quel pezzo o meno. Mi sono fermata appunto a prendere mio figlio perché stava studiando da un amichetto e ho preso appunto, quanto è carina questa busta, quasi mi dispiace, potrei tagliarla in modo tale che la posso riutilizzare come busta. Non lo so, vedo se riesco, forse da sotto si apre. Comunque Mango Outlet, che mi piace tantissimo perché c'è un abbattimento dei prezzi quasi al 70% e trovi le collezioni degli anni prima, le trovi su Mango Outlet, adoro. Sì, si apre, si rompe. Ho preso due abitini che l'ho pagati veramente poco, Mango Outlet, ti metto tutto nell'info box. Ho preso due nude, due abitini lunghi, lana, semplici, comodi, magari veramente veramente poco, li volevo lunghi e li volevo un po' svasati, carini, quelli che paghi 10-12 euro l'uno, carini, poi se lo trovo troppo lungo comunque me lo faccio accorciare magari da mamma, però mi piacciono, sono quegli abitini semplici, carini, da mettere col cappottino, con gli stivali sotto, no? O anche magari in questo periodo con la giacca in ecopelle, carino, l'ho preso sia grigio, melange, sia ecru. Da questo è un po' più colore meno chiaro, insomma un po' più che c'è qui un pelucchetto, ecco, già me l'ha preso un colpo. Molto carino, morbidi, quanto mi piacciono, proprio morbido e hanno un piccolo spacco sul finire, quindi non è, si può mettere in ufficio perché lo spacco è molto basso. Allora ragazzi, a questo punto ci vediamo direttamente a venerdì, avevo detto infatti che i giorni della settimana, i primi sono un po' più lunghi perché sono carica inizio settimana, poi sul finire mi spengo, speriamo che venerdì insomma riesca a farvi vedere magari qualcosa in più, un rossetto in più, perché mi ero ripromessa che ogni giorno della settimana avrei fatto vedere un rossetto, ci sono quasi riuscita perché ne avevamo parlato comunque durante la diretta, mi avevate chiesto di fare questo genere di vlog outfit, quindi vi lascio a venerdì. Buonanotte. Sono ben primo. Ok, dai. Ah. Ti faccio vedere te. Passa Diani, chi sarà Giulia? Avvicina così faccio vedere. La trovo. Il numero 9 Astra. Ok, va bene, puoi andare. Ciao ragazze, non sono riuscita a prendere l'ascensore perché c'era il mondo sul pianerottolo e quindi l'ascensore era molto affollato. Meglio perché con questi colori, con questa giornata, era una bella giornata.
con questa giornata comunque questa luce riesca a farvi vedere colore, rossetto, tonalità. Allora, il cappotto è quasi in tinta con la sciarpa che ho preso da Mango, quindi in tempi diversi. Mentre il bomber me l'avete chiesto in tante dopo che ho fatto il reel su Instagram ed è ultima collezione di Stradivarius. E la maglia invece è molto carina, con queste perline, molto semplice il look di oggi, questa è di Twin Set. Il rossetto invece è di Wycon, se riesco magari dalla macchina faccio vedere o lo metto sempre nell'info box, ci metto la giornata, oggi è giovedì, a proposito, oggi è giovedì e ho già fatto colazione, quindi possiamo continuare la giornata. Oggi praticamente devo recarmi al negozio di bomboniere perché comunque devo vedere anche sacchetti per i bambini, insomma c'è la comunione del piccolo Flavio e mi sto dando da fare. Andrò con un'altra mamma, quindi non so se riuscirò a fare dei filmati, sicuramente filmati brevi sulle bomboniere sì, però fare un vero e proprio video non lo so, anche perché la signora del negozio lo sa che è un canale, però la mamma di il compagnuccio di classe di mio figlio ni. Ok, ci vediamo dopo, ciao. Allora, stiamo entrando, il negozio è carinissimo e da questa parte, vabbè, le bomboniere che ha scelto Flavio, non credo, bla. Qui ci sono le altre, adesso andiamo a vedere i nostri sacchetti. Buongiorno. Buongiorno, ha portato anche un'altra mamma. Bene. Qui c'è anche la parte sopra, si trova in via Descolana comunque, sì, ragazze. Però, ma sono lì che hai visto, sì, le piante. Lì ho visto le piante anche in vetrina, ma mi sono innamorata di questa casetta qui. Io la sto riprendendo, no, mi piace tanto. Guarda, tu hai tutto, anche piccolina. Vabbè, vediamo i sacchetti, sacchetti che sono le matite con semini, siamo tutti d'accordo, insomma. Qui c'è tutta la spiegazione. Possiamo mettere anche un ciondolino volendo, giusto? Quanto è carina sta matita. I semi sono nel cuore, no? I semi sono la carta, sì, del cuore. Ok, mettiamo anche il ciondolino così. Buongiorno, sì, sai, all'opera. Ho fatto la tinta. Non avevo tempo, non c'era tempo, non mi andava, oppure tutta casa. Volevo farla all'ultima, me ne tengo sempre una di scorta. Solitamente utilizzo questa. Abbastanza naturale, mi piace il fatto del castano scuro, addio nero, perché comunque ritengo sempre ancora con i colori scuri perché mi piacciono. Oggi va detto, guanti da cucina per proteggermi lo smalto, però poi li avevo tolti, li ho puliti perché mi serviranno per risciacquare la tinta. Ho detto, oddio, che fortuna che ci sono questi nella scatola, perché devo ripulire la scena del crimine. Tra l'altro ho sbattuto fuori tappeti. Non so perché lavandoli li avevo presi da Mauris, uno ha preso un altro colore, ma erano tutti e due di questo colore qua, è diventato così, non riesco a capire, boh, vabbè, 6 euro l'uno, vabbè, mio padre dice sempre poco pagare, poco valere. Acqua e sapone, tra una seduta e l'altra di irrigazione laser ovviamente mi servono, sto toccando quello, tra una seduta e l'altra dicevo di epilazione laser, comunque di depilazione definitiva mi servono, mi occorrono, anzi ditemi quelle preferite perché vanno via ma non vanno mai via del tutto, quindi ogni tanto le utilizzo un po', anche se devo dire che l'ho eliminati molti. Crema, ho voluto provare questa, niente di che, ma perché mi trovo bene con il latte detergente della Clinians. Boh, sto provando varie creme, ovviamente low cost, perché da questa sapone comunque trovi anche marche buone, però provo i low cost. Mi piace provarli un po' tutti senza spendere un patrimonio, poi vi dirò come mi trovo. Poi ho voluto provare questo, ho abbandonato un po' gli altri che utilizzo sempre per i capelli secchi, però in realtà non avevo letto bene, quello che mi aveva colpito era illuminante, non avevo visto capelli secchi, speriamo non me la appesantisce, mi ringrazia troppo perché non ce l'ho secchi. E crema per le mani, perché io in macchina ho una pochette dove tengo anche il deodorante, cose che se mi scordo qualcosa in macchina c'ho sempre le cose di salvataggio. Questo era a questa pone. Andiamo a preparare. Ragazze, adesso scendo un pochino per trovare mia zia, gioco un po' con i suoi gatti, se me li faccio vedere un po' i gatti, Romeo, Giulietta, Isidoro e quello rosso ovviamente. Ninetta si nasconde, c'ha 4 gatti. Ninetta in realtà l'avevo portata io il giorno del mio compleanno, l'ho trovata, vabbè, lei ha fatto in modo che fosse il giorno del compleanno di Ninetta, la gatta piccola, fosse il giorno del mio compleanno, insomma, che capitasse nello stesso giorno, quindi festeggia, non ti dico, vabbè, mia zia non ha avuto figli,
per cui tratta noi come i suoi figli e i suoi gatti, neanche ve lo lascio immaginare. Poi ha perso il marito da un po', è venuto ad abitare qui vicino a noi, varie cose. Quindi mi abita sotto, adesso scendo, poi mi preparo e passo un paio d'ore con una mia amica e niente, ti faccio vedere semmai l'outfit. Allora, scendo giù dalla mia sono dipintuta, vabbè. E niente, c'ho un po' con i gatti, un po' con l'aria e poi mi preparo. Punto. Romeo e poi c'è la cattivona, la sorella Giulietta, che non la puoi toccare perché è appunto Giulietta piccola. No, Giulietta non è molto socievole. Vabbè, come non detto, Isidoro dov'è? E poi c'è Isidoro, Ninetta è nascosta. Come sei bello su questo cuscino grigio. I tuoi colori stanno benissimo col grigio. Isidoro. Dormi, amore, dormi. Casa di Mizzi è piena di fiori, fiori, fiori. Vabbè, nipote. Mio padre e mia madre. Davide quando era piccolo. Alessandro. Fiori, fiori, fiori. Io e mia sorella. Vediamo se riesco a farvi vedere Ninetta. La cesta è vuota, si è andata a nascondere appena sono scesa. Guardate quanto era bello Davide, quanto era piccolo, piccolo. Ciao allora, Ninetta, con chi dormi? Con quale cuscino? Quello è il suo cuscino, zia, quello è il suo cuscino. Sì. Ciao Ninetta. Quante paura che occhi. Perché c'ho paura. Quanto sei bella, ciao. C'ho paura, ciao. Guarda come dorme nel letto, amore. Come l'ho curata. Amore. L'amore mio. Mentre io mi sto preparando, che hai fatto tu? Dove l'abbiamo comprato quest'oggi? Da Tiger. Da Tiger, ragazze, devo sistemare il muro, la finestra verde. Bene, la finestrella. C'è stato quell'alluvione e mi è entrata l'acqua. Mamma. Sì. No, fai che scende giù. Oh, quanti ne hai? Che carina questa specie di lampadina di Tiger. E insomma funziona bene l'altro, quando siamo al buio. Vedete l'altro cerchietto? Mm-hmm. Ah, ne hai diversi? Quanti ce ne sono? Tre. Poi, il mio preferito è questo qua. Dove sta? No? Allora, penso di indossare questo per uscire. Sono risalita quindi e faccio l'outfit e poi chiudo sto vlog perché sennò questi outfit, questo video della mia settimana, domenica riposo. Gli stivali sono quelli nuovi di Barca, secondo me li ho presi anche a Bordeaux, però sono un pelo più corti, questi arrivano proprio al ginocchio, un pochino su, e questi proprio a filo. Li adoro perché sono bellissimi, ragazze, comunque Barca vende anche online e ha delle scarpe di qualità, devo dire la verità, quindi le ho trovate troppo simile. Cinta, l'abito chiaro così dà un po' di luce perché comunque ho già i capelli scuri. Vabbè, vediamo l'outfit, poi esco e ci vediamo al prossimo video, ragazze. Finalmente siamo arrivate alla fine, questo è l'outfit di oggi che è sabato, mi sono ritagliata un po' di tempo, in realtà mi ritaglio degli spazi per poter fare questi video perché sapete che il mio canale è dedicato piuttosto più che altro alla moda, piuttosto che alla famiglia, sono molto più riservata da questo punto di vista. E è difficile, qualche volta faccio vedere qualcosa della mia famiglia, ma è molto difficile anche perché non voglio abbandonare quel tipo di fare video che a me piace di più. In particolare, oltre agli outfit, sono molto improntata verso i colori, lo state notando, l'avete notato, chi mi segue da un po' lo sa. Per me la scelta del colore è fondamentale per la persona, per la sua fisicità, per gli abbinamenti, per gli accostamenti, per illuminare il volto. Sbagliare un colore o sbagliare la combinazione di un colore in un outfit, il colore ha un potenziale molto diciamo ha una valenza importante nell'outfit, un peso importante, perché puoi sbagliare totalmente un look. Anche per una cerimonia la scelta del colore è importante, non solo per illuminare poi il viso, per illuminare la pelle, i capelli, rendere più bella la persona, ma anche scegliere un colore in base alla propria fisicità, anche quello è importante, quando si è più esili, quando si è più curvi,
anche quello, ragazze. Poi ci sono dei colori adatti a tutti, in questo senso. Poi ne parleremo. Ho comprato anche dei libri in merito, sono molto appassionata di questo. Questo è il mio look, borsa, scarpe, la cinta riadattata, non so se ve l'avevo detto su qualche reel avevo detto appunto che avevo utilizzato la tracolla della borsa per farne una cinta, questo è il risultato. A volte lo faccio dal calzolaio se magari la tracolla è troppo elaborata, delle fibbie, la faccio smontare, tanto so che non la utilizzerò, anche perché da Cucinella ho comprato questa tracolla qui, l'ho smontata, perché la tracolla ha la possibilità, la vendono a parte, in argento e in oro, ha dei ganci che possono, dei pezzi che si aggiungono, si tolgono per la lunghezza, insomma, per scegliere la lunghezza che preferisci, che più si adatta, che più ti piace. Quindi la borsa è molto molto simile alle scarpe come colore, ci siamo. Il cappotto non l'ho messo perché fa caldo, ho utilizzato questo spolverino e la cinta. Ho spezzato con un colore che desse più luce, anche perché l'altro abito è veramente troppo lungo per metterlo su questi stivali. Ci vediamo al prossimo video e al prossimo reel. Ciao!